La Toscana, come tante regioni d'Italia, vive uno stato di emergenza molto grave a causa della siccità. Le prime aziende che soffrono di questa situazione sono ovviamente le aziende agricole, poi tutte le persone ovviamente devono resistere al caldo e alla siccità. Come ci stiamo muovendo? Abbiamo chiesto ad Artea di raccogliere le istanze che arrivano dagli agricoltori, dalle aziende, per poter segnalare i loro danni, i problemi che le aziende stanno riscontrando e anche fare una quantificazione delle stesse. Questo si può fare entro il 31 agosto. Sarà compito nostro chiedere al governo uno stanziamento di risorse per indennizzare le aziende che hanno avuto questi problemi. Nel contempo bisogna anche muoversi, grazie alla normativa agevolata di uno stato di emergenza, per fare degli invasi. Così come a nord della Toscana l'invaso di Bilancino ha risolto per l'abitato di Firenze e non solo gran parte del problema della produzione idrica, credo che si possa e si debba fare anche nelle zone sud della nostra Toscana, tra Siena, Arezzo e Grosseto, soprattutto in Val d'Orcia c'è la possibilità di ripristinare un invaso ai limiti del comune di Radicofani, che può ovviamente dare una risposta importante come raccoglimento delle acque, soprattutto per la produzione idrica. C'è il progetto del Monte d'Oglio che può essere implementato, ovviamente manca la risorsa principale, oltre alle adduzioni ovviamente con i territori, serve poi finanziare. Questa è la nostra battaglia che faremo con i prossimi finanziamenti comunitari nel settore dell'agricoltura. Ogni azienda deve dotarsi di un proprio invaso che deve servire non soltanto per l'irrigazione agricola, ovviamente dei propri prodotti, della propria azienda, ma anche come luogo di attivazione dell'antincendio per quanto riguarda la protezione civile, perché la seconda problematica che si sta determinando sono i grandi e gravi incendi che non solo distruggono migliaia di boschi, mandano in crisi di abitazioni, sono pericolosi per le persone e per le coltivazioni, ma ovviamente a sua volta innescano i meccanismi della siccità e dell'innalzamento delle temperature.